a capire che la Terra è sostanzialmente la nostra nave che ci porta in giro per l'universo. E questa nave ha delle risorse, che sono delle risorse finite, e ha un ecosistema bilanciato e delicato. E noi facciamo parte di questo sistema e utilizziamo queste risorse. E dobbiamo veramente trovare il modo di utilizzare queste risorse e gestire questo sistema in modo sostenibile. Perché se sfruttiamo le risorse senza curarci che queste si rigenerano, prima o poi finiscono. Questo è un discorso così generale, globale. Poi bisognerebbe andare nel dettaglio. Secondo me, una delle cose, una delle qualità, una delle possibilità che hanno i viaggi spaziali o di andare fuori dalla Terra è quello di cementare questa idea, perché da su veramente io ho avuto l'impressione di essere su questa nave, non ce l'ho quando sono sulla Terra. Invece da lassù questa idea si è veramente cementata. Dall'altro lato ho anche visto come questo pianeta è fragile, come questo stratino di atmosfera che abbiamo sopra, veramente piccolo, possa evaporare, o sembra che un movimento così se ne vada. E senza di quello noi sicuramente non riusciremo a vivere, saremo come la Luna o come Marte. E quindi la cura del pianeta, stando attenti a quello che facciamo, stando attenti ai cambiamenti che facciamo, stando attenti a come cambiamo i fiumi, a come usiamo le risorse riscaldando l'atmosfera, cambiando i mari, catturando energia e utilizzandola. Dobbiamo veramente stare attenti. Ho detto che sono convinto che nel futuro il viaggio spaziale avrà una grande esplosione, così come è successo negli ultimi 100 anni che il volo in aereo si è esploso e ora sia diventata una cosa normale. È normale andare in agenzia di viaggio, comprare il biglietto e andare a New York il giorno dopo, relativamente normale, relativamente poco costoso. Sono convinto che in futuro si riuscirà a fare questo anche per i voli spaziali, il turismo spaziale, perché secondo me è importante andare su e prendere coscienza di questo pianeta che è estremamente bello, della sua fragilità. Ci manderei tanta gente comune, ci manderei politici, lo farei diventare quasi quasi una cosa obbligatoria prima di gestire le risorse del pianeta. Ma qualche politico ce lo lascerei anche, ma in generale direi che ce li manderei e poi gli darei il compito: questo è quello che hai, gestiscilo oculatamente. A loro e poi assolutamente anche a noi. È vero, ho fatto vedere quella foto perché uso la foto per parlare di queste cose. In effetti non è tanto quello che hanno fatto lì in Bahrain, che è relativamente semplice. Avrei potuto far vedere delle foto di cave a cielo aperto, sparse un pochettino per il mondo, che sono dei disastri ecologici, si vedono dallo spazio queste cose che sono molto ben più violente nei confronti della natura che ci sta attorno. Il discorso è che noi sostanzialmente stiamo cercando di ottimizzare questo pianeta, ottimizzarlo per noi, ed ecco perché costruiamo le isole. È molto meglio quando tu parti da zero, costruisci un'isola come la vuoi, nel modo che tu vuoi, e te la fai, e funziona benissimo per te. È molto meglio se tu prendi un fiume, ho delle immagini del Mississippi, per esempio, negli Stati Uniti, e fai gli argini e canalizzi questo fiume e te lo mandi nel Golfo del Messico. Guarda dallo spazio cosa succede quando fai così. Cambi profondamente, sostanzialmente, il modo con cui l'acqua va al mare, il modo con cui queste cose vengono gestite. Poi c'hai le alluvioni a monte, c'hai i sedimenti che vanno verso il basso, cioè ci sono degli effetti a livello microscopico che poi diventano macroscopici, che sono veramente difficili da sentire e da vedere. Quella dell'isola è un esempio anche piccolo. Il discorso che da fare è: siamo in un ecosistema veramente delicato e noi questo ecosistema lo cambiamo per farlo girare come ci fa comodo a noi, che va bene da un lato. Dall'altro dobbiamo essere coscienti del fatto che questo è un cambio e che questo ecosistema delicato si sposta in un modo o in un altro e dobbiamo veramente stare attenti, il caso delle correnti in quel caso, ma ce ne sono migliaia e migliaia di altri casi dove
microscopicamente, neanche tanto lì perché parliamo di chilometri e chilometri e chilometri, ma diciamo microscopicamente, se guardiamo tutta la Terra, piano piano questa Terra la stiamo cambiando, questo ecosistema lo stiamo toccando e chissà chi lo sa dove stiamo andando. Il sistema è precariamente in equilibrio. È un precariamente è una connotazione negativa. Nel nostro caso non direi che la natura sia precariamente in equilibrio, è un equilibrio che si è evoluto nel corso di milioni di anni, è un equilibrio relativamente stabile, ma è precario, è un equilibrio, è una palla che gira sul dito di quella che la fa girare e nel momento in cui si ferma, nel momento in cui gira un pochino starto, cade e comunque cade se non fa niente o se la natura non fa niente. E questo è il concetto, è che noi cominciamo a farla girare in un modo diverso, a fermarla, a cambiare gli assi, a cambiare le cose e non ci rendiamo conto, o ci rendiamo conto ma pensiamo che non abbiano nessun effetto, che queste cose cominciano piano piano a toccare tutto il sistema e questo sistema deve ritrovare questo equilibrio che è la risultante di mille altri, milioni di altri fattori, milioni di altri equilibri che ci sono attorno. È un sistema complesso e sebbene siamo intelligenti, riusciamo a capire tante cose, ancora oggi come funziona la natura e riuscire a ricostruirla, non sappiamo neanche come funziona il nostro corpo in molte parti, non riusciamo neanche a capire come funziona il cervello, per esempio. Che cos'è l'anima? Boh! Perché siamo unici? Alla fine siamo uguali, tutti uguali, chimicamente parlando. E pretendiamo di entrare dentro e cambiare queste cose ignorando che dobbiamo stare attenti. Io non dico che non dobbiamo farlo, dico solo che dobbiamo stare attenti e cercare di capire quali sono le possibili, quello che potrebbe succedere in futuro o anche nel presente. Ci sono due ragioni essenziali per cui il viaggio nello spazio ha senso e per cui io penso il viaggio nello spazio in futuro diventerà una cosa normale. Si andrà, invece di andare in vacanza ai Caraibi, vai in vacanza sulla Stazione Spaziale Internazionale per 15 giorni. O vai a fare la luna di miele con tua moglie o con qualcun altro. La ragione è che viene catapultato dopo un viaggio, non vorrei dire violento, ma insomma un viaggio abbastanza forte, ma viene catapultato in questa situazione completamente nuova e non ci sono moltissime situazioni completamente nuove nel mondo. Il trovarsi in assenza di peso è una situazione veramente sconvolgente, sconcertante, ti cambia la vita, ti cambia il modo con cui tu approcci le cose tutti i giorni o fai le cose tutti i giorni, perché la forza di gravità è così permeante, è così permanente, è così potente, ci accondiziona, ci ha condizionato e ci condiziona nei movimenti, nel come facciamo e pensiamo e nella vita di tutti i giorni, che tu arrivi in orbita, non c'è più la forza di gravità e per le prime settimane ti forzi a fare le cose nello stesso modo che le fai sulla Terra e ti accorgi dopo un po' che stai facendo una fatica immane, che non riesci a gestire le cose, che non funziona e ti devi, io mi sono sentito un bambino alla riscoperta di questo mondo, nel provare, nel sperimentare, nel trovare soluzioni nuove e ho avuto tantissimi momenti di eureka, guarda qui cosa ho scoperto, come si riesce a fare questa cosa in modo molto semplice e se ci provi a farla così sulla Terra t'ammazzi o distruggi qualcosa. Quindi questa scoperta, questo senso di scoperta, questo senso di raggiungimento, di aver trovato il nodo, il bandolo della matassa, di aver trovato una cosa nuova, è veramente forte, è veramente interessante. Noi facciamo questo processo da bambini e quindi non ci rendiamo conto di come facciamo. Rifare questo processo da adulti vuol dire invece apprezzarne le capacità, e dal punto di vista psicologico, dal punto di vista umano, è molto molto bello, questa riscoperta è veramente bella. E poi da lassù guardare la Terra, e vederla sotto, vedertela passare a 28.500 km all'ora, a 7 km al secondo, passi da un continente all'altro nel giro di minuti, passi dall'estate all'inverno, passi dal deserto al gelo più forte, nel giro di pochissimi minuti. È come guardare una modella o un modello che cambia in continuazione.
cambia il vestito e a continuazione cambia la faccia e sei sorpreso. Se riesci a guardarla e a guardarla bene, sei veramente sorpreso, perché è una sfera con milioni di sfaccettature e una di queste sfaccettature ha una dimensione diversa, veramente bella. Quindi andare su e vedere queste sfaccettature, prendere coscienza di quello, è una cosa così grossa che secondo me varrà la pena sostenere un viaggio, anche se magari pericoloso, magari costoso, ma sostenere un viaggio per andare a fare questa esperienza.